Signor Zichitella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, innanzitutto le chiedo, prima di passare a quello che è l'oggetto specifico di questo processo, di brevemente riferire alla Corte quella che è stata il suo passato criminale. Lei è stato condannato per quali reati? Associazione. Era omicidio. Non è un omicidio, quello che ricordo, perché non è che ricordo, sono passati 30 anni, non è che mi ricordo tutto bene, più di sera. Senta, omicidio lo so, ma l'associazione pure. Ecco, l'associazione per aver fatto parte con un'associazione di quale organizzazione criminale? Prima dell'associazione mafiosa di Marsala, ma quella era un'associazione mafiosa che loro mi hanno fatto per camuffare, perché poi ho saputo così, perché per farmi tenermi calmo, perché io dovevo salvare un amico che di fuori non lo potevo salvare, a meno di quello che mi ricordo. E allora mi hanno consigliato di entrare dentro, visto che loro mi volevano prima nella mafia, e l'unico modo per salvare questo amico mio era fare parte di mafia, per poterne parlare, perché dall'esterno non se ne può parlare di queste cose. Ho capito, l'amico da salvare chi era? Com'è? Denaro e Vincenzo. Vincenzo Denaro. Senta, e poi ha fatto parte di qua. Allora, dopo aver fatto dopo aver preso questa decisione, con chi? È durata poco, perché poi mi hanno arrestato. In che anno siamo? Siamo nell'82. Nell'82. Poi esce quando? Nell'88. Nell'88. Che cosa si era verificato e che cosa fa una volta uscito dall'88? Io prima di uscire mi avevano ucciso il fratello e non zio. Il fratello chi era? Cocò? Cocò, sì, Nicola. E lo zio era? Vincenzo. Vincenzo. Quindi lei esce dal carcere e che iniziativa assume? Assumo niente, ero da solo, sono rimasto solo. Perché da parte quelli che mi hanno tradito, una parte non si sono fatto vedere più, che non erano nemmeno di Marsala, che erano gente no di mafia, quelli che parlo io, erano gente che facevo qualche rapina, qualcosa così. Poi ho fatto parte della mafia, però mi hanno arrestato. Quando sono uscito non ho trovato più nessuno. E quindi un gruppo da quel momento in poi lei non ce l'ha più? Non ce l'ha più. E che fa? Lo ricostituisce con chi? Allora c'era io non adesso Marino Francesco, Salvatore Angeleri, i Denaro, tutti i fratelli, Cimemi Pietro, poi più o meno, poi non ricordo chi ha avuto degli incidenti. Allora, signor Zichitella, noi questo lo ricostruiamo poi con le sentenze che sono già state prodotte, con la sentenza Omega, con le altre sentenze che sono state prodotte. Sì. Lei poi viene riarrestato definitivamente quando? E poi sono stato nel 92. Nel 92. E comincia a collaborare poi? Nel 93. Nel 93. Credo, non ricordo bene come ci sono le carte scritte. Vabbè, il periodo è quello. Senta, allora, veniamo a questo periodo, veniamo al 92. Prima che scoppi quella che conosciamo, che è conosciuta come la faida, la guerra di mafia di Marsala. Lei ha conosciuto D'Amico Gaetano? Sì. Ecco, chi era D'Amico Gaetano? D'Amico Gaetano era il fratello del capo mafia di Marsala. Che si chiamava? Tano D'Amico, noi lo chiamavamo Tano. Tanno l'amico, dico il fratello che comandava Marsala, come si chiamava? Vincenzo D'Amico, erano tre fratelli, Franco D'Amico, Tanno D'Amico e Vincenzo D'Amico. Senta, lei
In che modo entra in rapporti con Gaetano L'Amico? Attraverso un mio amico che aveva negozio di lampadai, che ci incontravamo lì. Che si chiamava? E attraverso un altro... E adesso non mi ricordo il nome, non mi ricordo più quello di questo qua. È stato... Che mi facevano da... È stato... da tramite da contare un amico. Ho capito. È stata uccisa questa persona? Sì, sì. Questo titolare del negozio di lampadai. Allora, lei entra... Allora, lei entra... in contatto tramite questo negoziante contando l'amico. Era apparteneva a cosa? No, tramite questo negoziante ci incontravamo dentro il negozio di questa di questa persona qua, questo amico mio, che con queste cose non c'entrava niente, no, nemmeno partecipava a sentire, no, lui non ci interessava, mi faceva la cortesia a me perché era un negozio abbastanza grande dove ci poteva mettere un angolo a discutere nel suo ufficio, lui stava lì a girare senza voler ascoltare niente. Ma lei signor Zicchitella si poteva incontrare in mezzo alla strada pubblicamente con questo Gaetano L'Amico e parlarle con lui? No, in mezzo alla strada no, ecco, non abbiamo ecco. Fatto. E allora signor Zicchitella, aspetti signor Zicchitella, spieghi alla corte per quale motivo era necessario vedersi all'interno di questo negozio del suo amico, perché non si poteva vedere? Perché lui aveva c'era sparito il fratello e pensava di morire pure lui. Quindi era già stato ucciso Vincenzo D'Amico, capo della mafia. Vincenzo D'Amico era sparito. Ricorda se era sparito insieme all'altra persona? Con Ciccio Caparotta, Francesco Caparotta. Perfetto. Queste persone erano sparite. Che ruolo avevano in Cosa Nostra Ciccio Caparotta e Vincenzo D'Amico? D'Amico era il capo di Marsala e Caparotta era la spalla destra. Ok. Allora, dopo la loro scomparsa, lei incontra Vincenzo D'Amico, che era il fratello di... Gaetano, che era il fratello di Vincenzo. Vincenzo. Ecco. E qual è l'oggetto del colloquio? Qual è? Perché vi incontrate? Di poter fare fusione io e lui, visto che lui sapeva che io dovevo morire pure, allora mi dava forza a livello economico, a livello qualche a casa dove appoggiarci, che lui mi riteneva capace a me e sapeva che io ero un tipo che non me l'avevo paura allora, di niente. Tanto per cominciare, signor Zicchitella, voi, clan Zicchitella, c'entravate qualcosa con la scomparsa di Vincenzo D'Amico e di Caparotta? No, assolutamente no. Ecco, quindi questa alleanza che lei stringe col fratello, sì, con Gaetano, era stata ragionata perché? Chi era ritenuto responsabile della scomparsa dei due da parte del fratello, lui... da parte di Gaetano D'Amico? Lui riteneva che erano i suoi primi, i suoi compagni di Marsala stesso, di Palermo, per la morte di Palermo, poi mi ha raccontato che dovevano uccidere la Borsellina a Marsala. Ecco, allora, aspetti, andiamo per ordine. Allora, Gaetano L'Amico ritiene responsabili, non voi del clan Zicchitella che eravate i nemici storici di Cosa Nostra, no. Ma diciamo gli appartenenti a Cosa Nostra. Sì. Che cosa le dice a proposito della scomparsa? Quali erano le ragioni di questa scomparsa? Voleva vendicare a suo fratello. Sì, la domanda però è diversa. Gaetano D'Amico le spiega le ragioni per cui a suo parere erano stati uccisi, erano scomparsi e non verranno mai ritrovati i due, il fratello Vincenzo e Caparotta? Sono passati 28 anni, io non gli ricordo mai. Lui mi ha detto che la questione base principale erano due casi, ecco. Addirittura perché li spieghi bene. Un caso era la morte di l'uccisione che doveva fare a Borsellino a Marsala e che loro due, sia che Caparotta che D'Amico, non hanno voluto. E un caso si parlava dell'aeroporto di Marsala e Birgi, che non l'hanno fatto fare marsalesi,
e i marsalesi sono arrabbiati e l'hanno fatto fare una dose su catanese, non sono catanese, questo non allora, lo so. Andiamo per ordine, parliamo della vicenda di Paolo Borsellino. Paolo Borsellino era naturalmente al tempo, siamo nel 92, procuratore, almeno era stato procuratore della Repubblica a Marsala. Ecco, chi aveva intenzione di uccidere Paolo Borsellino e chi aveva intenzione invece di, chi si opponeva alla sua uccisione? E chi comandava in Sicilia, dottore, mi diceva, chi comandava in Sicilia in quel periodo lì? Reina. Sì. Era lui, credo, io non lo conoscevo Reina, però penso che sia stato lui, perché cioè, sentate lui, a me di quello che so io per esperienza e per quello che si devo dire, no, però, senza di lui non ti posso permettere Zichitella, ammazzare uno come Borsellino senza che lui sappia. Scusi. Poi lei sa che c'è, insomma, il processo è stato fatto, quindi chi siano i responsabili non è che sia, dobbiamo scoprire qui. La cosa che noi, che io le chiedo, è di riferire le parole di Gaetano D'Amico, cioè che cosa le dice Gaetano D'Amico in relazione a questa vicenda di Paolo Borsellino. Questo, lasciando perdere deduzioni e cose che poi insomma sappiamo bene come le cose come sono andate. Da fare qua, mi ha detto che lui a conoscenza di fare che non è stato ammazzato se stesso, ammazzarlo sempre con collaborazione con Palermo, però non mi ha detto allora dottor Reina, questo non me l'ha detto, in collaborazione con quelli di Palermo e ammazzare e il fattore aeroporto, i lavori all'aeroporto vicino alla porta, è una ruspa, una pala meccanica, uno scavatore che è sparito, che glielo accusavano a Caparotta. Ho capito, però al di là dell'escavatore che poi, di cui viene accusato a Caparotta, mi interessa la vicenda di Paolo Borsellino. Lei dice con quelli di Palermo, che quelli di Palermo volevano l'uccisione del dottore Borsellino. Sentami, io non è che mi ricordo bene, ci ho detto quelli di Palermo no. Ecco, allora guardi, se lei... Penso che a Marsala non si possono permettere i marsalesi di uccidere uno come Paolo Borsellino, certo, questo l'abbiamo capito. Il capo. Sì. Allora, cioè, sì. Io non lo ricordo adesso, se me l'hanno detto o è la mia immaginazione a dirlo. No, allora signor Zichitella, scusi. Allora, rimaniamo, ripeto, la domanda è che cosa vi disse Gaetano D'Amico. Lei dice oggi che a Palermo si era deciso di uccidere. Io le chiedo se oltre Palermo c'era qualche altra famiglia che aveva, diciamo sollecitato questo omicidio. Le sto leggendo, signor Zichitella, il verbale del 21 dicembre del 1994. Lei rese un interrogatorio alla procura di Palermo, al dottor De Francisci. Sì. Al dottor De Francisci lei dice... Stiamo parlando dell'incontro con Gaetano D'Amico. Avvenne nei primi mesi del 92 tra la scomparsa di Vincenzo D'Amico, e l'omicidio di D'Amico Gaetano, che successivamente ovviamente sarà ucciso. Mi venne riferito da quest'ultimo, cioè da Gaetano D'Amico, che la famiglia mafiosa di Marsala era stata contattata da quella di Mazzara per organizzare l'omicidio del procuratore Borsellino. È vero, non lo ricordavo più. Perfetto. Adesso che le ho detto qualcosa, che le ho rammentato questa circostanza, ricorda qualche altro elemento di in più? Bene, se lei me lo dice, poi se ricordo, magari dico sì, è vero, non è vero. Perché non ricordo tante cose, mi sono ormai... ho avuto dei problemi o... molto grave, dottore, non ricordo tante cose, cioè mi sono sfumate un po', diciamo, le cose, non è... Signor Zichitella, non si deve giustificare, sono passati 25 anni, è chiaro che stiamo parlando di fatti che risalgono nel tempo. Allora, le leggo questo ulteriore passaggio. Lei dice sempre, sulla base di quanto riferitole da Gaetano D'Amico, D'Amico e Caravarotta avevano partecipato a una riunione a Mazzara, nel corso della quale era stato loro chiesto se volevano cooperare
nell'organizzazione dell'omicidio del procuratore, da commettere con modalità eclatanti. Ricorda quali erano queste modalità eclatanti? Eclatante era, adesso mi ricordo pure qualcosa, lei me la dice, che nel tragitto di Borsellino non c'era un posto giusto dove il danno portava solo a Borsellino, cioè morivano attorno a Borsellino tante altre persone. Allora i marsalesi non hanno accettato questa storia qua, dicono a Marsala, noi non possiamo mettere Marsala sotto, cioè in questo problema qua grosso, dice, stiamo bene, stiamo solo tranquilli qua noi a Marsala, e cerchiamo un altro posto dove c'è meno clamore, va, perché qua morire in Borsellino, non muori solo in Borsellino, muoiono magari decine e decine di persone, perché il tragitto che faceva Borsellino era un tragitto dal tribunale, dormiva sempre allora, mi ha detto tra un amico in casella, ma non lo so con precisione adesso con, ecco, se dormiva in casella o no. Ecco, lei diceva in questo verbale esattamente tra il palazzo, tra il commissariato di PS dove abitava. Mi sono ricordato. In questo tragitto qua, dove mettevano la bomba, dovevano morire per forza persone. Io non so il tragitto che faceva Borsellino, però mi diceva che nel tragitto era una cosa, tanti morti. Quindi, e allora i marsalesi ci hanno detto di non farla a Marsala. Ok, quindi il fratello e Cararotta si erano opposti per questo motivo all'omicidio del dottore Borsellino. Sì. Senta, lei sa con quali, in che modo, diciamo, Cararotta e Vincenzo D'Amico fecero sapere a quelli di, ai mazzaresi che non intendevano partecipare a questo delitto? Ma di quello che ricordo io, se non mi sbaglio, sono stati invitati a Mazzara del Vallo e di lì non ci sono più partite. Allora, le leggo questo altro passaggio. No, loro avevano prima, avevano parlato con Marina Carra, no, cioè non ricordo bene, ci dico una cosa che magari non è giusta, vabbè, io non voglio sbagliare, non posso dire cose che non sono sicuro. Io le leggo il passaggio di questo suo interrogatorio che era, aveva ad oggetto proprio questa vicenda, eravamo nel 94 allora. Dice, la risposta non arrivò a Mazzara e quindi Piccione Andrea... Ricorda chi era Piccione Andrea? Andrea Piccione, sì. Ricorda chi era Piccione Andrea, lei? Sì, ricordo. E chi era? Era uno che era a fianco a loro. Quindi, a loro dei marsalesi, di Cosa Nostra? Andrea Piccione. Andrea Piccione. Allora. È marsalese, sì. Quindi, questo Piccione Andrea, uomo d'onore di Marsala, ma compare di Tamburello Salvatore, a sua volta personaggio della famiglia mazzarese, mafiosa mazzarese, sì, e compare di Mariano Agate, sollecitò D'Amico e Cararotta a manifestare le loro intenzioni. Sì. Questi due dissero al Piccione di riferire che la famiglia marsalese non voleva organizzare a Marsala un fatto di tale gravità. Quindi questa risposta arriva tramite Piccione e tramite Tamburello? La ricorda questa circostanza? Non lo ricordo più, adesso non lo ricordo più, queste cose non le ricordo. Ci sono cose che ricordo bene quando lei me le dice, ci sono cose che non le ricordo più. Ho capito. Senta, lei ha conosciuto Patti Antonio? Sì, come no. Chi era, lo vuol dire? È mio parente. Che le veniva? Era nipote acquisito, cugino acquisito. E faceva parte del suo clan o del clan avverso? O di Cosa Nostra? Clan di loro, clan d'amico. Clan d'amico. E Titone Antonino chi era? Mio cugino, cognato di Patti.
Senta, queste persone che rapporto avevano con Vincenzo l'amico? Erano uomini di Vincenzo l'amico. Erano uomini di Vincenzo l'amico. Lei sa se hanno avuto un compito, se gli venne attribuito, affidato un compito dopo che Vincenzo l'amico si era rifiutato di fare l'attentato a Marsala a Paolo Borsellino? Come, non l'ho capito. Lei sa se dopo che Vincenzo d'Amico si rifiutò di fare l'attentato a Borsellino, se ebbe a dare, ad affidare a Titone Appatti qualche compito particolare? No, questo non lo ricordo più. Allora, no, leggo, non lo ricordo. Le leggo. Se mi dice, mi c'è da qualcosa, questo magari ci arrivo. Sì. Allora lei dice, sempre in questo verbale, dice, dopo la risposta negativa, dopo tale risposta negativa, e cioè dopo che fecero sapere ai mazzaresi che non intendevano fare l'attentato a Borsellino, D'Amico e Caprarotta organizzarono un servizio fisso di guardaspalle affidate... Di parte di Don Antonino. A che serviva? Perché gli danno questo compito? Gli danno questo compito D'Amico e Caprarotta a questi due? Perché avevano già sospetti che poteva succedere qualcosa. Ho capito. Senta, lei lo sa? E sono... Prego, prego. Sì. E sono, penso che sono state loro due a portarli a Mazara del Vallo. Quando poi scompaio? Sì, perché tanto D'Amico, quello che mi diceva tanto D'Amico allora a me queste cose qua, quando ci incontravamo. Però adesso non è che mi ricordo bene tutto quello che mi ha detto. Ora, le faccio quest'altra domanda, se è in grado di rispondere. Lei, dopo quanto tempo rispetto alla scomparsa di D'Amico e Caprarotta parla col fratello? E questi incontri, queste intelligenze col nemico, chiamiamole così, questi contatti, lei li ha avuti quando? Sono stato 3 mesi, no, 4, non ricordo, 2 mesi, 4 mesi, 5 mesi, non lo ricordo, questo non lo ricordo. So solo io che lui mi, attraverso questa persona, mi ha mandato a chiamare perché voleva parlare con me, io non avevo fiducia d'altronde, perché pensavo che magari questo sospetta di me. Invece la persona interessata, che era uno di loro stessi, mi ha dato la garanzia al 100% di poterci parlare. Quindi lei ci va perché ha la garanzia di chi? Chi è che le dà la garanzia che non è un tranello? Angelo Lopresti. Ma Angelo Lopresti è presente quel giorno quando parlate? Sì, sempre presente. Lui non ha accettato nemmeno questo fatto della sparizione di D'Amico e Caprarotta. Lei che rapporti aveva con... Perché si fidava di Lopresti? Per quale motivo lei ha... con Lopresti, diciamo, fiducia al punto che va a questo appuntamento? C'era una storia, dentro questo fatto Lopresti c'era una storia. Lopresti era da ragazzino beniamino di un zio di mio papà. E lui, crescendo, rispettava tanto a mio padre, lo voleva bene. Ho capito. Così... Sì. Ha tramutato il suo bene pure nei miei confronti. Quindi voglio dire, anche se militava in Cosa Nostra e lei, diciamo, in questo gruppo che si opponeva a Cosa Nostra, eravate rimasti, diciamo, in buoni rapporti. Sì, con Lopresti sì. Sì, senta un po', ma Angelo Lopresti viene poi ucciso dopo qualche tempo. Come mai? Non lo so, purtroppo. Ecco, e viene ucciso dagli appartenenti al suo clan. Come mai? Cioè, se c'era questo rapporto, poi viene ucciso. La cosa che mi ha fatto più male è stata questa. Ecco, la spirazione. Perché io non gli dicevo ai miei ragazzi che Angelo Presti l'avevo nelle mani io, che mi diceva tutto quello che mi poteva dire. Perché è una cosa molto delicata. Ho capito. Era loro.
nella mia mancanza hanno visto che Angelo Preste era una buona posizione dopo come ammazzarlo, senza avvisarmi sono andato a ammazzare Angelo Preste. Ho capito, ma lei dov'era quando, quando hanno ammazzato Angelo Preste, lei dov'era? A Torino. A che c'era andato a fare a Torino? Io abitavo a Torino. Ho capito, quindi scendeva e saliva da Torino lei? Scendevo solo per fare di azione, sì, per discutere e fare queste cose. Ho capito, quindi lei non li aveva messi a corrente, diciamo, i membri del suo gruppo, di questi accordi che c'erano sotto banco con... Quello era un segreto che dovevo tenere solo per me, non potevo dirlo agli altri. Ho capito. Lo sapeva abbonare mio padre e io. Certo, ma in questo, diciamo, progetto che nasce quel giorno nel negozio di lampadari di, come si chiamava, Carlamp, penso. Carlamp, sì. Lei poi ha fatto qualche cosa, cioè ha avuto un seguito o è rimasto un pur parler, un... No, poi l'hanno ucciso a lui, perché lui mi voleva unirsi a me, perché sapeva che io ero uno che per forza maggiore dovevo reagire a questa storia qua, perché mi faceva le capacità, che lui da solo non poteva fare più niente, però mi dava a disposizione delle case, armi e soldi, okay, di poter combattere questa storia qua. Poi l'hanno ucciso e la sua situazione si è messa da parte. Ma, scusi una cosa, questo non gliel'ho chiesto prima, ma lei con Vincenzo D'Amico, con Craparotta, con questi di Cosa Nostra, ha mai cercato di mettersi d'accordo? Cioè avete mai cercato di trovare un punto di convergenza, diciamo, in modo da poter convivere, voi facendo le rapine e loro continuando a fare i traffici che facevano? Mi hanno dato a me i bischi nelle mani, i bischi, dovevo giocare a azzardo. Ascolta, mi sente? Sì, la può ripetere un attimo che non abbiamo sentito bene. Loro mi hanno detto di andare avanti solo con le bische a me. Con le bische? Mi gioco d'azzardo. E poi se c'era qualcosa, devo fare qualche altra cosa io, perché con le bische magari è solo 2-3 mesi l'anno, poi non è che si vive più bene. Allora mi diceva, se tu devi fare qualcosa di importante, fammelo sapere e io ti dico se lo puoi fare o non lo puoi fare. Ho capito. E questo non le stava così stretto questo accordo? No, mi sta stretto. Per i festivi di Natale, 2-3 mesi andava bene, però poi c'è un anno, noi eravamo in 5-6 lì a Massala da via, da andare avanti. Senza rapine, senza estorsione non si poteva fare, che poi estorsione non ho mai fatto io, ho fatto solo rapine. Ho capito. Senta, Zichitella, un'altra cosa. Quindi con l'omicidio Presti voi non c'entrate nulla. Dopo qualche tempo, mi credo a maggio, muore anche Gaetano D'Amico. Sì. Questo è una è un omicidio vostro o no? No, assolutamente. Quindi non c'entrate nulla né con Lopresti. No. Scusi, non c'entra nulla né con D'Amico Vincenzo e Carrarotta né con D'Amico Gaetano. No, di Lopresti i miei ragazzi c'entrano. Certo, no, ce l'ha detto. C'è la mia squadra. Sì. Io non c'entro perché non c'ero e non sì, sapevo. Sì, no, me l'ho sbagliato io. È con D'Amico Gaetano che lei non c'entra nulla, diciamo. Lei e quel gruppo non c'entra nemmeno nulla. Nemmeno i miei compagni. Senta una cosa. Quando parlate della vicenda di Paolo Borsellino con Tano D'Amico, sì, lei ha saputo, le spiega questo attentato quando doveva essere realizzato? Cioè quando è che D'Amico e Craparotta si opposero? Cioè in qual è il periodo in cui questo attentato doveva essere portato? Ma forse me l'ha detto, forse non me l'ha detto, io non lo so questo, so solo che a causa della morte della sparizione di suo fratello e di Caparotta deriva di un scavatore, e che Caparotta ci ha fatto sparire questa impresa dove avevano preso questa impresa, a Vigia Marsala,
e di sto fatto di Borsellino, principalmente questo fatto di Borsellino. Ma così per dire... Però non è immediato. Quando doveva succedere, quando non succede, quando succede, un giorno prima, un mese prima, dopo, non lo so. Sì, ma così anche per sintetizzare questo secondo aspetto della, dello scavatore, cioè lei dice le ragioni che Gaetano Lavrico le rappresenta sono la vicenda di Borsellino e poi la vicenda di questo escavatore. Cioè, in soldoni qual era la storia dello scavatore? C'erano delle estorsioni che... No. Qual era il contrasto con i mafiosi di Mazzara? Lo scavatore li accusavano a Capalotta perché questa impresa che ha preso stappato a Marsala, sì, i marsalesi non ci sono stati bene. Dici come? Dici noi di Marsala vengono da Catania, di lì, e si prendono l'appalto. Ho capito. E allora dicono che Capalotta ci ha fatto sparire questo scavatore a questa impresa. Perfetto. Che veniva da fuori. È chiaro, ma l'impresa che veniva da fuori, chi l'aveva imposta ai marsalesi? Cioè, chi è che... roba da Mazzara del Vallo. Ok, va bene. Grazie, ho finito.